Noi abbiamo bisogno di tutto, dalla mattina a chi ci alza dal letto a chi ci porta in bagno, abbiamo bisogno delle persone che ci stanno a fianco. Avere qualcuno accanto, momento per momento. Le necessità di Sandro, colpito come gran parte della sua famiglia da una gravissima forma di distrofia muscolare, sono quelle di centinaia di migliaia di persone affette da malattie invalidanti e di tantissimi anziani. Questa mattina sono tornati sotto il Ministero dell'Economia, malati familiari, a chiedere di consolidare il fondo per la non autosufficienza. Un primo passo il governo l'aveva fatto a novembre scorso, stanziando 400 milioni di euro, di cui però solo una parte, 250 strutturali. Questo significa che quando si andrà a discutere la legge di stabilità a novembre, addirittura questo fondo, anziché aumentato, potrebbe essere ulteriormente decurtato. Invece di soldi ne servirebbero di più e da spendere meglio. L'assistenza di un malato di patologia altamente invalidante costa al domicilio, parliamo almeno di 3.000 euro al mese. Per contro, lo stesso ammalato in una residenza sanitaria costa 10 volte di più al mese. Lei consideri che l'ambiente più sterile per tenere questi ammalati, paradossalmente, è proprio l'ambiente familiare. Far vivere i malati a casa propria, portare gli stanziamenti ad almeno 1 miliardo di euro, definire un piano nazionale che garantisca diritti, prestazioni e servizi a tutte le persone non autosufficienti in Italia, senza disuguaglianze territoriali. Queste le richieste portate al Ministero, dove il Comitato 16 novembre è stato ricevuto dopo mesi di silenzio delle istituzioni, che li ha costretti a riportare in piazza la sofferenza che scontano quotidianamente. Non è giusto che queste persone sulle barelle si trovano qua a lottare per la vita. È allucinante, non lo trovo corretto, umano.